Ciao ragazze, buongiorno a tutti. Oggi è domenica, l'ultima domenica di luglio, non so la data, quindi non chiedetemela. E oggi sono qui per salutarvi sicuramente e per raccontarvi un pochino come mai sono sparita da YouTube. Sto bene, stiamo tutti bene, Roby, le bambine, il lavoro, ci sono state delle novità. E magari su Instagram sono riuscita per un periodo a mantenere lo stato un pochino più aggiornato. Qua su YouTube insomma è successo tutto abbastanza all'improvviso e quindi non sono riuscita a fare più video, non avrei potuto farli come piace farli a me, anche se sono video amatoriali. E devo dire che ho dovuto in qualche modo fare una scelta tra le varie priorità, perché qualche settimana dopo, è un caso e ve lo racconto, ne abbiamo già riso e discusso con qualcuna di voi attraverso qualche chat privata, scusate, che mi raccontavo, appunto raccontavo che dopo qualche settimana che ho pubblicato il video sul mio lavoro full time, mi hanno chiamato, ho ricevuto una telefonata. Voi sapete che da tanti anni io lavoravo in supermercato, lavoravo part time, quindi 20 ore settimanali, e infatti sotto quel video si erano anche scatenate un po' di polemiche. Tu non sai cos'è, vorrei vedere te a lavorare full time, come faresti, come non faresti, ed effettivamente è successo. Io adesso lavoro full time, lavoro 36 ore settimanali, già da un po' di mesi, e oltre a lavorare full time faccio la pendolare, quindi sto fuori di casa tantissime ore, direi all'incirca 50, perché oltre alle ore lavorative poi si somma anche appunto il viaggio, e quindi adesso effettivamente posso capire pienamente di cosa stavamo parlando. E in qualche modo devo dire sì, non è facile perché comunque tra gli impegni lavorativi e gli impegni familiari si sommano tante cose, in più i progetti che io avevo iniziato da un punto di vista professionale non si sono esauriti in quest'anno, ma anzi sono andati avanti e mi hanno costretto appunto a dover in qualche modo frenare un pochino con YouTube, perché se quando lavoravo part time in qualche modo riuscivo sia a conciliare una cosa sia anche l'altra, e lavorando full time chiaramente questo non è stato più possibile, ho dovuto appunto fare una scelta per riuscire a mantenere e a iniziare questo nuovo equilibrio, sia anche appunto per mantenere un po' le cose, la gestione della casa, e ingranare un po' con gli orari lavorativi e tutto quello che ne consegue, sia appunto per dedicare anche spazio e tempo ai miei progetti, che sono progetti che comunque ho iniziato l'anno scorso e che stanno andando avanti e che comunque necessitano di parecchio impegno, dedizione e soprattutto continuità. E sono, senza adesso andare nello specifico, perché comunque inutile insomma entrare nello specifico, magari vi annoio, vi stufo, se magari volete saperne di più ci possiamo sentire in privato, come mi sono sentita in privato con tantissime di voi e che mi hanno chiesto dove appunto fossi finita, e appunto vi dicevo c'è bisogno di una continuità, si tratta di progetti anche di studio, e sapete che lo studio comporta una certa dose di concentrazione, di impegno, di dedizione. E in questo caso io appunto ci tengo a dire, quando soprattutto magari qualcuno di voi mi dice ah ma io sai ho una certa età, non voglio fare questo perché tanto ormai è difficile ricominciare eccetera eccetera, ragazze non è mai tardi per iniziare, non è mai tardi per cambiare una determinata cosa sia a livello personale sia a livello professionale, e secondo me quando qualcosa parte dal cuore e parte proprio da un desiderio grande e forte, e non dico che tutto sia possibile nell'immediato, però
sicuramente il primo passo dopo dà modo di sbloccare anche situazioni che magari per lungo tempo si erano mantenute statiche, per cui mai rinunciare ai propri sogni e mai rinunciare ai propri obiettivi. Ed è quello che è successo a me. E in qualche modo ho dovuto purtroppo, ahimè, scegliere, non perché i social non mi piacciono, voi sapete che io sono appunto affascinata dai social e a dispetto di tante altre persone che magari dicono che nei social hanno trovato, sapete, brutture, falsità, eccetera, eccetera, io devo dire che nel periodo in cui sono stata più assidua e più attiva nei social, io ho trovato invece delle persone stupende, persone che veramente in qualche modo magari anche si sono offese in questo periodo in cui sono magari stata un po' più in silenzio e più ritirata, perché ho letto anche sotto qualche foto su Instagram il fatto: sì, sai com'è, le amicizie, quelle virtuali non sono veramente importanti, eccetera eccetera. Guardate, non mi crederete e ve lo dico veramente senza mezzi termini: non solo ho messo da parte le amicizie, per così dire, virtuali, ma ho dovuto mettere da parte veramente in questi periodi, in questi momenti, soprattutto a cavallo, a ridosso di esami, di prove, eccetera, ho dovuto sacrificare anche momenti con la mia famiglia, anche con le mie amicizie più strette, con mio marito, con le mie figlie, quindi non è stata proprio una scelta facile, però era una scelta indispensabile. E questo per dire che sì, nei social non ho mai preso le persone alla leggera, non prendo le persone alla leggera sia nella vita reale di tutti i giorni sia nella vita dei social, perché soprattutto quando una persona esprime il proprio affetto, penso che comunque dietro questa videocamera ci siano persone vere, quindi se qualcuno mi scrive in privato non riesco magari a rispondere subito. Magari mi ricordo, Dio, devo rispondere a questa persona perché non sono riuscita, magari passano le settimane, mi sfugge e mi dispiace, però credetemi e vi chiedo di nuovo scusa, è stato proprio un periodo veramente concitato, anche di stanchezza, a volte anche di delusioni, a volte anche di dover, sapete, quando le cose non vanno per un certo verso, dover dire ok, devo tenere duro e continuare ad andare avanti, e appunto di novità lavorative che mi hanno portato sicuramente tante soddisfazioni, perché è un lavoro che si avvicina anche di più a quello che io ho studiato, e anche nello studio ho messo tantissimo sacrificio, ho dovuto mettere tanto impegno anche perché non avevo risorse economiche, per cui è stato tutto abbastanza difficile, e devo dire che sono soddisfatta. Per quanto riguarda i nostri temi, quelli comuni che ci piaceva parlare, della casa, delle routine, qualcuno mi ha chiesto: ma Teresa, dai, torna a fare video sulla casa, eccetera. Guardate, sinceramente non credo che in questo periodo, né tantomeno nei mesi prossimi, riuscirò a caricare video di pulizie, non perché non le faccia, perché le pulizie, sapete, bisogna purtroppo farle, anche se devo dire in certi momenti ho dovuto anche lasciar stare, e ad un certo punto io e Roby, ve lo dico con estrema franchezza, ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto: abbiamo bisogno di un aiuto, abbiamo bisogno di un aiuto, perché con due figli, una casa, due cani, eccetera, e due lavori full time, il mio tra l'altro che mi porta tanto fuori casa, e questi miei progetti di studio barra lavorativi, abbiamo avuto bisogno di un aiuto in casa, qualcuno che mi aiutasse appunto almeno con il grosso, per così dire, della pulizia, dello stiro, che sapete che non mi piace, e poi naturalmente questo aiuto non ti risolve le faccende, nel senso che comunque oltre quell'aiuto bisogna lo stesso darsi da fare, cercare di mantenere tutto in ordine, pulire comunque regolarmente, per cui le routine sicuramente sono cambiate fortemente, perché appunto il tempo che c'era prima non c'è, lavorare part time non è come lavorare full time, e appunto sicuramente qualcuno che lavora full time e che
mi starà guardando, dirà: te l'avevo detto. Ed è vero, riconosco. Io era tantissimi anni, come vi avevo già detto anche sotto a quel video, in risposta ad alcune di voi, era tantissimi anni che non lavoravo full time. Tra l'altro, quando io lavoravo full time non avevo le figlie, non ero neanche sposata, per cui era tutta un'altra cosa, tutta un'altra gestione. In questo frangente invece ho due figlie, ho un marito, ho una casa, i due cani e sono pendolare, quindi vado avanti e indietro e il tempo per fare le faccende è veramente stretto, per cui il tempo per i social è scemato, è diminuito, diciamo allo 0,0001%. E sono riuscita a mantenere un po' di più su Instagram, ma anche lì per un periodo insomma sono stata assente. Non so quando ritornerò a fare video con più regolarità, anche perché appunto i video di pulizia, come già vi dicevo, almeno per come piace farli a me, occupano una bella dose di energia, di organizzazione, di tempo anche per editarli, la musica, e rendere il tutto armonioso anche velocizzandolo, no? E quindi non è proprio, cioè ti occupa qualche ora, in questo momento quelle ore a disposizione non ce le ho. E tra l'altro sì, le mie routine ci sono sempre, ci sono cose che magari cambio in casa. Adesso devo fare, ad esempio, mi sono liberata, quindi già mi sono fatta i miei progettini di variazione in cucina, però purtroppo magari quelli sarà più facile mostrarli, non lo so, con una foto su Instagram, che no, appunto farli insieme qui su YouTube. E come sapete, per me il canale su YouTube è stato sempre un momento, un'isola mia felice di condivisione, e dove appunto poter stare insieme. E non è mai stato, non l'ho mai considerato come un lavoro. Certo, non si può negare, se arriva qualche soldino, in passato se è arrivato qualche soldino per andare a mangiare una pizza, nessuno dice che i soldi fanno schifo, quindi quello assolutamente no. Però io ormai non monetizzo da parecchi mesi, non mi interessa farlo, perché YouTube è un social come tanti altri, come Facebook, come Instagram, quindi sicuramente lo vivo con una, diciamo, leggerezza ed energia diversa che non magari con l'ansia di dover a tutti i costi avere un numero di iscritti, un certo numero di visualizzazioni. Io adesso sono tantissimi mesi che non apro YouTube, né per guardare video, neanche delle mie YouTuber preferite, né tantomeno appunto per caricarli, e non so neanche allo stato delle cose, non so neanche quanti siamo, se qualcuno appunto si è disiscritto, non so se il mio canale è cresciuto o appunto è diminuito con gli iscritti, perché è una cosa che insomma incide relativamente per quanto riguarda l'ordine di priorità per me di YouTube. Per me YouTube è semplicemente un social come tanti altri, non è una fonte di guadagno. E niente, ci tenevo comunque a dirlo, perché magari sempre nascono, no, polemiche di questo genere anche al riguardo, per cui questo non è un addio, certamente, questo è un arrivederci, soprattutto se chi vorrà magari ci possiamo mantenere in contatto anche sugli altri social, che magari sono un po' più semplici da immediati. E qui su YouTube non lo so quando, ma spero a presto. Vi mando intanto un bacione e vi auguro una buonissima estate per chi deve andare ancora in vacanza, e una buonissima estate anche per chi è già tornato dalle vacanze o per chi, come noi, non andrà in vacanza. Ciao!